10 borsisti sono stati scelti tra più di 100 partecipanti per una settimana di lavoro intenso nel mondo dell'editoria. Impareranno cosa significa lavorare per editoria per ragazzi anche di stampo commerciale o di qualità. Impareranno come lavora un critico, come lavora un editor, come lavorano le case editrici, come si pensa un libro per offrirlo sul mercato, che non è più quello dell'Italia, ma è il mercato del mondo. Io parlo di come si scrive una serie di libri per ragazzi. Quello che io faccio è spiegare come un'idea viene articolata non soltanto in un singolo libro, ma in una serie, in un episodio, una serie di episodi che articolano il personaggio, la trama, le ambientazioni. Noi facciamo parte di Atlantica, siamo l'ufficio Foreign Rights e siamo venuti a fare questa lezione per cercare di chiarire un po', insegnare ai giovani autori quello che viene fatto successivamente. Dopo che loro scrivono un libro, quello che avviene per la vendita dei diritti non solo in Italia ma anche all'estero. Viviamo in un periodo molto particolare perché le storie stanno cambiando, ovvero le storie restano sempre le stesse, però cambia il mezzo con cui le possiamo raccontare. Stanno nascendo gli ebook, stanno nascendo delle nuove forme ibride e questo porterà a raccontare le storie in un modo nuovo che per noi è interessante e stiamo cercando di capire come saranno le storie di domani. Per mille mozzarelle, che cosa ci faccio oggi a Lucca? Sì, scusate, mi presento, io sono la responsabile editoriale del progetto Stilton e oggi sono qua a Lucca per parlare con 10 giovani potenziali scrittori del fenomeno Geronimo Stilton. Noi ci occupiamo di libri, quindi per noi, di copertine dei libri, per noi il libro è un oggetto da rivestire, mentre per l'autore è un oggetto da riempire. Il nostro tentativo è stato quello di far incontrare queste due professionalità. Abbiamo parlato del rapporto fra casa editrice e aspirante autore per ragazzi. La cosa principale, il punto di partenza per un giovane autore è sicuramente quello di farsi una cultura, acquisire informazioni, andare in libreria, capire cosa fanno le case editrici, quanto sono diverse l'una dall'altra e a chi rivolgersi per la propria proposta editoriale. Lo spirito con cui Lucca Comics & Games affronta eventi di questo tipo, come appunto tessitore di sogni, è uno spirito che direi viene dal basso, perché l'anima della manifestazione è un'anima che è molto vicina ai giovani, molto vicina a quelli che vivono di fumetto, di illustrazione, di immaginazione e di letteratura fantastica come appunto questo evento. Tracciati di sogni è un modello molto valido, per certi aspetti straordinario. Perché? Perché è un modello che valorizza chi ha compiuto studi di un certo genere e accosta la loro operatività alla trasformazione dell'opera eseguita in un prodotto che poi può avere commercializzazioni. E Lucca vuole essere proprio questo, vuole essere un laboratorio di giovani talenti. Perché? Perché dobbiamo dare opportunità ai giovani talenti di potersi esprimere. Tessitori di sogni 2013, una grande avventura iniziata nel 2009, quattro straordinarie edizioni, circa 40 ragazzi selezionati tra oltre 200 aspiranti tessitori. Molti di questi ragazzi ce l'hanno fatta e stanno ormai lavorando stabilmente nell'editoria dei libri per ragazzi insieme ad Atlantica e allo straordinario staff capitanato da Pier Domenico Baccalario. Speriamo di avercela fatta in questi 4 anni, ma soprattutto di riuscire a continuare in futuro questa splendida avventura che è Tessitori di Sogni. Alla terza edizione di scrittori non se ne sono visti, si sono viste però 10 aspiranti scrittrici, determinate, sicure di sé quanto basta
per farsi ascoltare, con 10 storie diverse e migliaia di idee ancora in cantiere. Abbiamo cercato di insegnare loro come organizzare le idee, come presentarle alle case editrici, perché per farsi scoprire a volte è sufficiente una giusta spinta al momento giusto con una giusta idea. È la mia seconda volta qui a Tracciati e, come l'anno scorso, spiegherò ai ragazzi del corso il rapporto fra casa editrice e autore, che è un rapporto spesso complesso, a volte anche conflittuale, ma sempre dialettico, nel senso di arrivare insieme a un risultato che sia poi convincente sia per l'editore che per l'autore. Siamo Jacopo Bruno e Francesca Leoneschi, siamo all'interno del laboratorio per i tessitori di sogni, docenti della parte che riguarda la grafica, e quello che abbiamo voluto fare è dare l'opportunità a questi giovani scrittori, giovani talenti, di dare un volto, un vestito ai loro sogni. Buongiorno, siamo Eliana Suppressa e Rosa Maria Pavan dell'ufficio Foreign Rights di Atlantica Entertainment, e in questi due giorni a Lucca siamo venute a portare la nostra esperienza ai ragazzi di Tracciati per far capire qual è la vita, il percorso di vita di un libro una volta valicati i confini nazionali. Speriamo che questa esperienza sia stata utile ai ragazzi e che gli abbia dato anche delle nuove idee per i propri libri. Sono Alessandra Berello, sono coordinatrice editoriale per Atlantica e sono anche la responsabile del progetto Tessitore di Sogni. Siamo qui per insegnare a 10 aspiranti scrittrici piene di idee come possono dare le ali a queste idee e trasformarle in progetti editoriali veri e propri che possibilmente si diffondano in tutto il mondo senza confini. È il terzo anno che vengo a Lucca per incontrare questi ragazzi che frequentano il corso di scrittura creativa, ed è un'esperienza bellissima, è un'occasione per conoscere potenziali nuovi collaboratori sui nostri progetti editoriali e dare a loro delle indicazioni, dei consigli utili e anche degli strumenti per entrare a far parte di questo mondo. Io e Carolina e Lucia, che sono qua con me, nel 2009-2010 abbiamo partecipato alla prima edizione. Personalmente cercherò di dare qualche dritta, e ho cercato in quest'ora di dare qualche dritta ai ragazzi che stanno partecipando quest'anno. Spero che i ragazzi appunto recepiscano quanta voglia ho di divertirmi e di continuare a fare il tessitore. Secondo me la cosa più importante di questa settimana qui è appunto scoprire che si possono scrivere tante cose, non solo il libro che si ha a casa nel comodino. Quando scrivi, se hai convinzione e se hai passione, c'è qualcuno disposto ad ascoltarti, e quindi se la tua idea funziona probabilmente verrà colta.